Cristo nostra pace, con la salvezza di conciliazione, strumento di unità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci rende ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Mentre sono le campane iniziamo insieme la nostra festa di Sant'Antonio, raccogliamo l'antica devozione al Santo di Padova che è animato e anima il casale di San Liborio. Questa sera, in modo particolare, pregando anche per l'anima di Don Luigi Manganaro, è la prima festa di San Liborio, è la prima festa di Sant'Antonio senza di lui. Chiediamo che il Signore lo accolga nella sua misericordia, diciamo grazie per il servizio svolto qui, per i tanti anni in cui ha animato la celebrazione eucaristica in questa parrocchia, in questa comunità. Chiediamo per lui pace, riposo, misericordia e per tutti quanti noi che siamo qui per poter partecipare a questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. A Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle, ho molto peccato di pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore e Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, Signore pietà, Signore pietà, pietà di noi. Insieme. Signore, Signore pietà, Sant'Antonio di Padova, hai dato al tuo popolo un insigne predicatore, un patrono dei poveri e dei sofferenti. Fa per sua intercessione che seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Grazia secondo la misura del dono di Cristo. È Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo.
Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nel errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il Capo, Cristo. Parola di Dio. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Il Signore ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Ho annunziato la tua verità, ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore. La tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Ho annunziato la tua verità, oh Signore. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano. Dicano sempre, il Signore è grande, quelli che bramano la tua salvezza. Ho annunziato la tua verità, oh Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira col proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi dice pazzo sarà destinato al fuoco della gente. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e ti ricordi lì che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice, il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. La settimana scorsa qualcuno di voi è stato a Spello e ha portato a casa come ricordo del Corpus Domini a Spello l'influenza. Ecco, cerchiamo di non fare la stessa cosa stasera. Per questo l'omelia sarà brevissima, perché voglio dire, da Spello sono arrivati gli spellati, da Antonio sono, cioè, torneranno gli antoniati, non lo so, qualcosa del genere. Però finiamo il nostro percorso che abbiamo fatto in questi giorni del Triduo. In questi giorni del Triduo abbiamo messo a fuoco alcuni miracoli di Sant'Antonio. La tradizione ci consegna Antonio come il santo delle 13 grazie al giorno, un santo potente, addirittura più potente di San Francesco, di cui in realtà Antonio fu seguace, decidendo di seguire la via dei frati poveri di Assisi. Ma leggendo bene tra i miracoli, o i cosiddetti miracoli di Antonio, ci sono anche dei segni, dei prodigi.
prima ancora che miracoli. La prima sera del Trido abbiamo guardato, provato a meditare il senso della predica ai pesci. La seconda sera del Triduo abbiamo invece guardato il miracolo del bambino, del neonato che parlava di fronte al rischio delle maldicenze, delle calunnie, del pettegolezzo, ecco. E poi ieri sera abbiamo fatto un ulteriore passo meditando il miracolo del cuore dell'uomo avaro. Stasera non possiamo non parlare del miracolo del pane. Magari non molti sanno, e ieri già abbiamo distribuito il pane per una storia in qualche modo simile, non molti sanno il perché nella festa di Sant'Antonio viene distribuito il pane. O purtroppo per un fare religioso, perché a me piace la religione meno la fede, a noi piacciono i culti meno la trasformazione delle persone, a noi piace la messa meno amare il prossimo, è più facile, e a noi piace prendere il pane piuttosto che darlo, perché prendere è sempre più facile che dare. E in realtà la storia del pane e del pane benedetto, che è un po' in tutte le chiese in cui si festeggia Sant'Antonio c'è questa usanza, deriva da uno dei miracoli di Antonio, il miracolo di Tommasino. Ecco, Tommasino era un bimbo che aveva l'artetica, e mentre la mamma stava cucinando in un grande pentolone, questo bimbo, come a volte è capitato e come è capitato anche a noi, mi raccontava Olimpia di Anthony che aggrappandosi al pentolone buttò l'acqua bollente sulla sorella, quindi proprio un fatto così. E la storia di Tommasino è proprio questa. Questo bimbo curioso, perché teneva l'artetica, volendo vedere che cosa la mamma stava cucinando in questo pentolone con l'acqua bollente, finisce nel pentolone l'acqua bollente e naturalmente muore. La mamma sente le urla e arriva, ma ormai è troppo tardi, e il bambino ormai giace senza vita. E la madre corre, perché era a Padova, la madre corre a cercare Antonio, a cercare il santo, e lo prega, e a un certo punto fa questo voto: io darò ai poveri tanto pane quanto pesa il bambino. Beh, insomma, non è un'offerta grandiosa, perché voglio dire, pure 30 kg di pane non sarà una cifra straordinaria, ma per quella famiglia, che era una famiglia povera, 30-40 kg, quanto poteva pesare un bambino, di pane è un impegno, ma soprattutto 30-40 kg di pane significa poter distribuire pane a tanta gente. E alla fine, per intercessione del santo, il bambino riebbe la vita, e la mamma di Tommasino da allora in poi ogni anno offriva tanti chili di pane quanto pesava il bambino. E anche noi, in realtà, forse senza saperlo, replichiamo questo gesto. Ma che cosa significa per noi? Proviamo a guardare tutto il miracolo. Primo, l'artetica. Tutti quanti noi siamo curiosi, tutti quanti noi abbiamo una qualche forma di artetica. Tre quarti dei nostri peccati, tre quarti dei nostri errori, tre quarti delle nostre incomprensioni vengono fuori da quella curiosità, da quella malsana curiosità che mi fa dire: voglio vedere, voglio sperimentare, voglio provare, voglio rispondere a quella telefonata, voglio vedere quel sito internet, voglio vedere quell'esperienza, voglio vedere che ci sta dentro, voglio vedere fino a che punto. E siamo tutti un po' Tommasini. E quando siamo curiosi, voglio vedere fino a che punto si può arrivare, voglio vedere, voglio parlare male di quella persona, voglio vedere se posso rubare qualcosina senza esserne scoperto, voglio prendermi una stanza abusiva, voglio provare a fare quel mezzo imbroglio, non voglio precipitare nella pentola, so che è pericoloso, ma io mi fermerò giusto prima. Giusto prima che sia troppo tardi, facciamo tutti quanti questo ragionamento.
E invece Tommasino finisce nella pentola e ci rimette la vita. E allora ti chiedo, qual è la tua pentola? Qual è la pentola nella quale, per un motivo o per un altro, sei caduto o rischi di cadere in questo momento? Tutti quanti, noi ne abbiamo una. E se non siamo morti, forse è morta la nostra coscienza. Se non siamo morti, forse è morta la nostra fede. Se non siamo morti, forse c'è una parte di noi, una relazione, il nostro matrimonio, il rapporto con un fratello, con un amico che è morto a causa dell'acqua bollente di quella pentola che ci siamo buttati addosso. Due, la mamma di Tommasino va da Antonio e prega. Di fronte a alcune situazioni disperate, non disperare della preghiera. La preghiera non è una serie di parole da dire, la preghiera è un dialogo. La preghiera è prendere la tua vita, soprattutto le parti rotte della tua vita, addirittura le parti morte, e presentarle al Signore. La preghiera non è il vanto dei nostri meriti. Noi stasera preghiamo per Don Luigi, ma non dobbiamo pregare per le cose belle di Don Luigi, dobbiamo pregare per le cose negative di Don Luigi. Così come vi chiedo di pregare per le cose negative mie. È inutile andare davanti al Signore e sbandierare i nostri meriti. Ricordate, Gesù racconta una parabola simile dicendo che due uomini salirono al Tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro era pubblicano. Il fariseo si mise al primo banco dicendo: ti ringrazio Signore perché io non sono come tutti gli altri, pago le decime, prego, sono bravo. E in fondo invece al Tempio c'era un altro uomo pubblicano che, battendosi il petto, diceva: Signore, abbi pietà di me peccatore. E Gesù conclude: quali delle due preghiere furono ascoltate? Quelle di chi si vanta, di chi dice di stare nel giusto, di chi dall'alto, magari anche della cattedra, distribuisce diritti a destra e manca, o di chi in realtà fa i conti con la propria debolezza, col proprio errore, con l'incapacità di rianimare quel bambino morto, quel Tommasino, quella relazione, quel rapporto familiare, quella situazione economica, quella situazione di salute. Siamo qui a celebrare e spero che ci senta Tonino lì dietro la finestra per pregare per lui, con lui, per fargli sentire il calore della comunità e far arrivare questo calore a casa Franza, lì dove Claudia piange i lutti così recenti di questo tempo. Questa è la preghiera. E il terzo passaggio è il pane. La donna, la mamma di Tommasino, fa questo voto. Ma il voto non è a Sant'Antonio. Il voto è alla carità. La mamma di Tommasino non dice a Sant'Antonio: ti faccio un bel quadro, ti faccio il giglio d'argento, che pure è una cosa bellissima, che qualcuno avrà fatto con tanta emozione. Ma dice: io darò tanto pane ai poveri quanto pesa il bambino. C'è la tetica che mi porta al peccato, c'è la preghiera che mi ranno da Dio, catena dolce che ci ranno da Dio, dice Bartolo Longo a proposito del Santo Rosario, e poi c'è la carità. La vera cartina di tornasole della verità della nostra messa è se questa celebrazione produce carità. Il vero risultato di questa messa non è se vi venite a prendere il pane e ve lo mangiate voi, e se prendete questo pezzo di pane e lo portate a un amico con cui non parlate, a una persona con cui avete avuto uno stupido disaccordo, a quella persona con la quale avete litigato tanti anni fa e state talmente arrabbiati che vi siete dimenticati il motivo perché avete litigato, però in realtà continuate a non salutarlo o non salutarla, a far finta che non esista. A quella persona di cui ti ricordi lungo la strada, il Vangelo di quest'oggi, in cui Gesù dice: se quando presenti la tua offerta all'altare ti ricordi che qualcuno ha qualcosa contro te, interessantissimo, Gesù non dice: se ti ricordi che tu hai fatto qualcosa di male, che potrebbe essere proprio l'ABC, ma se ti ricordi che qualcuno ha qualcosa contro di te, ferma
va prima a riconciliarti con lui e poi torna all'altare. E allora questo pane che da secoli ormai nelle feste di Sant'Antonio viene distribuito non è un pane per voi, non è un pane per me, non è un pane da prendere. A meno che non siate voi poveri. Ma nella mamma di Tommasino il gesto del pane è un gesto di carità. Ho riconosciuto il peccato, ho pregato su questo peccato e decido di far fiorire la carità. Allora ti faccio tre domande, un po' per la tua preghiera, un attimo di riflessione. Primo, qual è il tuo pentolone nel quale sei caduto, stai cadendo? Qual è il peccato, quella situazione di morte, quella rabbia, quel malinteso, quella dipendenza, quella cattiva abitudine, quel pensiero, quella bramosia, quel rancore, quel rimorso, quel senso di colpa che ti uccide? Due, porta questo nella preghiera. Non presentiamo al Signore i nostri meriti, ma presentiamo al Signore la nostra vita, spesso cotta e stracotta, come Tommasino. Tre, che questa celebrazione faccia fiorire un gesto di carità, che non è il soldino che dopo metterete nel cesto, perché l'euro che metterete nel cesto come lo qualifichereste? Non lo dico io. Che cos'è? L'euro che scarattiamo nel borsello per metterlo durante la messa, come lo qualifichereste? In tutto questo il tema è che la celebrazione eucaristica ci faccia donare il pane. Pane significa denaro, significa tempo, significa attenzione, significa condivisione, significa amore, significa perdono. Si ricordate il pane del perdono che conservava Fra Cristoforo nella bisaccia, nel racconto dei Promessi Sposi? È quel pane che bisogna dare. Quel pane diede la mamma di Tommasino, e noi nel simbolo della pagnottella di Sant'Antonio in realtà non dobbiamo portare a casa un gadget religioso, ma dobbiamo portare a casa un simbolo di qualcos'altro che ciascuno di noi poi deve realizzare nella propria vita. Questa è la devozione dei santi, la vera imitazione della vita. Tommasino cadde nella pentola perché teneva l'artetica, la mamma andò a chiedere la preghiera a Sant'Antonio e poi offrì tanto pane quanto il bambino pesasse. Tu qual è la tua pentola nella quale stai cadendo, sei caduto? Qual è la tua preghiera? E soprattutto, qual è il pane che dovresti portare? E a chi stasera dovresti portare un po' di pane? Nel nome di Gesù. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando sull'altare la gioia, l'attesa, la speranza di ogni giorno, possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda.
guarda con benevolenza, Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di Sant'Antonio di Padova. E come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dallo Spirito, dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Antonio ha portato alle genti l'annunzio del Vangelo, i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, unite agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria. Diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché sei degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, che lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Prendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri, i diaconi e i coniugi cristiani. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione. Don Luigi, la signora Francesca, di Rosaria, di Fabiola, di Nellino, tutti coloro che hanno curato questa cappella, tutti i defunti che portiamo nel cuore in questo momento, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci del parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, San Giovanni Battista, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e metti a noi i nostri meriti, come anche noi mettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà, che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nel nome del Signore scambiate il dono della pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. A questo banchetto del cielo, Dio onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutta la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di Sant'Antonio da Padova custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata, per Cristo nostro Signore. Benediciamo il pane, ma proprio come un impegno, non tanto a prenderlo noi quanto magari a portarlo a qualcuno. Non tanto a prenderlo noi e portarlo alle persone che, a cui vogliamo bene, possiamo anche farlo, naturalmente, alla nonna, alla zia che è rimasta a casa, a una persona anziana che magari ci tiene, benedetto Dio per questo, ma immaginate di dover portare questo pane come segno di carità a qualcuno che davvero è nel bisogno. Potrebbe essere una persona che è nel bisogno e ha bisogno di una visita. Può darsi una persona che nel bisogno ha bisogno di un prestito e ve l'ha chiesto. Può darsi una persona nel bisogno perché perché si trova nell'errore, c'è qualcuno che glielo deve dire, con tanta carità naturalmente. Può darsi che ci sia una persona nel bisogno perché avete litigato e c'è bisogno di pace. Può darsi che ci sia un fratello, una sorella, un figlio, un padre, una madre che sono nel bisogno. Ecco, il pane di Sant'Antonio è frutto del voto della mamma di Tommasino, di dare, non di prendere, il pane. Signore sia con voi. Diciamo il pane e poi riceverete anche il cartoncino
che ricorda Don Luigi, il nostro grazie per tutto il tempo che hai donato alla nostra piccola comunità, nell'accoglienza dei bambini, nell'alloggiamento dei giovani, nella benedizione degli sposi, nelle carezze agli anziani, oggi diventa preghiera di gratitudine che come incenso profumato per te sarà al Signore, che sempre, pur nelle difficoltà della tua vita, ci ha insegnato a conoscere e ad amare, nel caro ricordo di Don Luigi Manganaro, festività di Sant'Antonio 2024. Vi benedica, vi custodisca e vi protegga Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Signore, benedici questo pane perché possa essere segno della carità fraterna del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Andiamo insieme. Diamo grazie anche a tutta la commissione che si prende cura della cappella e dei lavori che dovremo fare, che sono impegnativi, c'è stato e ci sarà bisogno del lavoro di tutti. Cantiamo insieme.